Ciao, sono Massimo di Santucci Running. Oggi vi sottopongo un nuovo tema che è quello delle caratteristiche del runner. Quindi, ovviamente ogni atleta ha delle caratteristiche proprie e direi assolutamente uniche, e in base a quello poi si costruisce l'allenamento. Ovviamente va in base a propri obiettivi, come dire, se un atleta ha delle caratteristiche spiccatamente veloci, ma le piace poi preparare una maratona, va in quella direzione. Però non possiamo dimenticarci quello che è il suo patrimonio genetico. Quindi quello si arriva ad emergere attraverso poi l'allenamento, eventuali test. Ecco, le propensioni emergono in modo piuttosto chiaro. Quello che bisogna fare attenzione è proprio la tipologia di allenamento che viene proposta. Quindi, se ora parliamo in modo specifico del maratoneta, ovviamente dovremo fare tanta resistenza, tanto volume, però a seconda delle caratteristiche poi tutto ciò verrà indirizzato in un modo piuttosto che in un altro. Abbiamo avuto sott'occhio due grandi maratoneti italiani che hanno vinto l'oro olimpico in maratona, e quindi Gelindo Bordin e Stefano Baldini, e anche in lavori presentati dal loro allenatore Luciano Gigliotti o dallo stesso Baldini è proprio emerso come in Gelindo Bordin tendeva per caratteristiche, ma anche per volontà, diciamo, sua, e si sentiva molto più tranquillo quando sviluppava un grande chilometraggio settimanale, che nei punti, in picchi di carico andava fino a 280 km settimanali e in alcuni frangenti anche oltre. Mentre Stefano Baldini sviluppava circa 210-220 km settimanali. Ovviamente sto un attimo, sono sempre un pochino generico in queste cose, perché poi si possono trovare ovviamente nelle preparazioni molte difformità. Quindi è come dire, c'è un maratoneta che è più resistente per natura e quindi tende più a creare velocità su un patrimonio resistente, e un altro tipo di maratoneta invece che ha delle qualità veloci spiccate, dove invece si tende a creare una resistenza sulla qualità esistente. Quindi sono due approcci un po' diversi. E questo lo vediamo anche, che ci sono molti maratoneti che hanno dei personali sui 10.000 di tutto rispetto, mentre gli altri più resistenti non hanno delle grosse picche di velocità, ma una resistenza straordinaria. Come dire, tutto ciò si costruisce con l'allenamento, però non si può andare contro delle caratteristiche che sono innate proprio, quindi quelle non si spostano. Si sposta una grande parte delle nostre caratteristiche, però solo alcune, altre invece sono proprio, diciamo, no, non allenabili, e quindi quelle bisogna assolutamente rispettarle. Vi faccio un esempio, ora si va un po' indietro con gli anni, ma Alberto Salazar, che vinse per 3 volte la maratona di New York nell'80, 81-82, era un corridore con una quasi totalità di fibre lente da maratoneta, no? Attraverso proprio una biopsia, uno studio muscolare. E per dire, aveva nei 3.000 metri un personale sotto i 7,40. È come dire, la fibra lenta non vuol dire essere lenti, ok? Vuol dire, con la fibra lenta, la propensione. Poi la fibra lenta, però, in chi ha talento, riesce a esprimere grandi velocità anche con le fibre lente. Questo è un concetto piuttosto, diciamo, semplice, ma al tempo stesso sottile. Andando appunto al nostro Stefano Baldini, anche lui aveva dei personali molto molto buoni sulle distanze brevi e anche sulla pista, però insomma, come dire, era spiccatamente resistente attraverso tutti i dati emersi, ma anche ai test, insomma, del lattato fatti, era un resistente pieno, però insomma correva in 27 spiccioli il 10.000, la mezza maratona in tempi straordinari, e correva a 3,301 al chilometro la maratona. Quindi avere spiccate caratteristiche resistenti non vuol dire essere lenti, vuol dire doversi allenare in un determinato tipo, e questo bisogna assolutamente tenerne conto.
Ma facciamo un esempio inverso, partiamo dal velocista. Se vediamo Usain Bolt, no? Grande 100 metrista, 200 metrista, è ovvio che se lo andassimo a allenare per la maratona non sarebbe stato sicuramente il primo al mondo, ma ne avrebbe avuti qualche centinaia di atlete davanti. Quindi quando noi abbiamo delle caratteristiche di molto, di velocità, di potenza, siamo costruiti, per così dire, per fare determinate discipline, sport o distanze. Quindi tutto si può, diciamo, educare, spostare. Il velocista può fare la maratona, perché no? Si allena sulla resistenza e la fa. Però, diciamo, le priorità, insomma, dell'allenamento vanno verso quello che è l'obiettivo, nel rispetto di quello che siamo. Quindi un velocista, anche se vuole diventare un maratoneta, lo diventerà perché farà la maratona, ma non sarà mai forte, diciamo, agonisticamente verso quella distanza. Poi all'interno di tutto questo bisogna anche capire delle cose, diciamo, un pochino più sottili, nel senso che all'interno poi del corridore resistente c'è anche chi ha la capacità di poter esprimere per una piccola porzione di secondi una capacità di entrare in debito maggiore. Qui potremmo fare l'esempio di un altro campione olimpico come Alberto Coma nei 10.000, quindi avere un grande, grande ritmo di gara elevato, quindi grande resistenza, ma anche capacità poi di avere un finale dove andare su velocità molto maggiori. Queste capacità si possono tenere solo, diciamo, per una piccola parte di gara, per alcuni secondi, 100-200 metri. Anche questa però è una capacità innata, quindi si può allenare questa parte di andare in debito, però se non si possiede proprio come caratteristiche proprie, non la possiamo andare a trovare. Un'altra campionessa che poi della pista, Paula Radcliffe, che perse praticamente tutte le volate sui 10.000 perché non aveva il cambio di ritmo, però quando approdò in maratona, poi fece quel sensazionale record del mondo, poi battuto, ma insomma di 2 ore e 15 in maratona. Quindi è come dire, non aveva quel cambio di mettere una quinta marcia nei finali di gara, però poi sul ritmo era impareggiabile. Quindi ecco, tutto questo può emergere attraverso quello che si vede dall'allenamento, quello che si può testare attraverso dei test, però ecco, bisogna esserne consapevoli. Perché vi dico questo? Perché due atleti che hanno una soglia anaerobica, no? Una velocità di riferimento uguale, ad esempio, due atleti che fanno 40 nei 10.000, se andiamo a vedere, ad esempio, delle tabelle di allenamento, potremmo dire allora quella è la sua velocità di riferimento e mettiamo ripetute in base a quello. No, perché bisogna capire le caratteristiche. E quindi il corridore che avrà spiccate qualità resistenti tenderà a recuperare meglio quando ci sono allenamenti di fondo medio, proprio di fondo puro, le recupera in un attimo perché ha quelle caratteristiche. Quello che invece ha un'estrazione maggiormente veloce recupererà molto velocemente invece lavori più lattacidi e meno quelli resistenti. Quindi proprio la tipologia di allenamento può essere simile per il tipo di gara che andranno a allenare, ma diversa nei contenuti, proprio perché dove noi abbiamo dei pregi, diciamo delle caratteristiche spiccate, abbiamo una risposta maggiore. Dove abbiamo invece le nostre pecche, per così dire, abbiamo delle risposte molto minori. Quindi dove noi abbiamo i difetti bisogna cercare di lavorarci, ma in modo, diciamo, blando, in percentuali, minime. Perché se noi non abbiamo un certo tipo di fibre, non avremo mai una risposta. È proprio come l'esempio che faccio spesso di un campo, se mettiamo dei semi, ma non è un campo che può rispondere a quel tipo di seme, non ci darà niente indietro, ci darà poco. Quindi la sostanza è sempre conosciamoci dentro di noi, dentro quello che siamo, e poi possiamo allenare, migliorare, modificare molte cose, però tenendo conto di quello che siamo, non possiamo diventare quello che non siamo. Quindi la piena conoscenza di noi ci porterà a far eccellere, a esprimere il nostro massimo potenziale. Però non vogliamo co convincerci, diciamo, con la testa di essere un determinato tipo di atleta se non siamo. Però
Parlo ovviamente di valori, quello è talento, il valore, ma parlo anche proprio di noi conoscerci per valorizzare al meglio quello che siamo. Ci sentiamo presto con nuovi argomenti. Vi ricordo di seguirci sul nostro sito santucciranning.it, sui social e ci sentiamo presto. Un saluto, buone corse.